molto bene. Andrà tutto bene, puntata numero 501, sono le 16.37 del 15 giugno 2021 dagli studi di Arachne TV Chiara Puccini, in collegamento con noi Gruppo Atlante 2000, l'architetto Daniele Bellu, l'architetto Maria Grazia Canuto, la dottoressa Antonietta Pignatelli, scrittrice e studiosa ed esperta di Leonardo da Vinci. Cominciamo queste puntate con una novità, perché ci sarà, adesso ci spiegherà meglio la dottoressa Pignatelli, perché si sta organizzando in programma un convegno per quanto riguarda la salute del Tevere. Dottoressa Pignatelli, ci spieghi, insomma, siamo contestualizzati proprio nel pieno di Roma? Eh sì, queste sono puntate speciali promosse dal gruppo Atlante 2000 ed in particolare dall'architetto Daniele Bellu in aggancio ad una iniziativa importantissima che i Rotary di Roma cominceranno il 18, 19 e 20. Perché l'architetto Bellu è inserito in questo contesto? Semplicemente perché i Rotary di Roma, che stanno facendo questa operazione Adotta il tuo fiume, Expo Plastic Free nell'ambiente, tra i Rotary c'è un esponente del gruppo Atlante 2000 che si chiama Fabio Massimo Aureli, che è anche il segretario del Rotary Club, promotore di questo evento che per 3 giorni animerà le strade di Roma, tutto il Lungotevere. Quindi noi come diciamo gruppo Atlante 2000, quindi facciamo questo aggancio che comunque, siccome i rifiuti del Tevere rappresentano diciamo, non una risorsa malefica per tutta l'umanità, l'architetto Bellu ha ideato dei progetti legati al verde urbano e alla città di Roma, capaci di interagire con Adotta il tuo fiume in maniera veramente eccezionale, perché noi presenteremo una petizione in concomitanza di questo evento. Tutto il gruppo Atlante 2000, metti un bambo sul tuo balcone, in particolare se questi balconi si affacciano sul Tevere. Perché il bambo? Perché il bambo è legato ai rifiuti, è la pianta del futuro, l'anti-Covid per eccellenza, è la pianta che risolverà i problemi di prevenzione, di cultura dell'autoprotezione delle nuove generazioni. E se i genitori vogliono salvare i loro figli, devono affidarsi alla cultura dell'autoprotezione. Non devono aspettare le istituzioni che deliberino, devono agire e associarsi a tutti i Rotary di Roma per rendere il Tevere fluido, attraverso anche situazioni collaterali. Tutti i progetti legati al verde urbano dell'architetto Bellu sono eccezionali e noi li mettiamo a disposizione, grazie appunto a questa amicizia con Fabio Massimo Aureli, che è il segretario del Rotary Foro Italico, che è il promotore in assoluto di questa manifestazione che si terrà a Roma. E il dottor Bellu vi dirà che noi alla fine dei 3 giorni ci riuniremo, cioè domenica pomeriggio, presso la Galleria Sallustiana per presentare i nostri progetti collaterali a supporto dell'azione dei Rotary. Quanto tempo mi è rimasto? Dottoressa Allora, Pignatelli, all'architetto Daniele Bellu, io comunque volevo ricordare che in questa iniziativa i Rotary hanno coinvolto tutti, non soltanto i Rotary di Roma, ma tutte le associazioni di volontariato, e noi dell'Inner Wheel, vi faccio vedere il marchio, tra l'altro la nostra diciamo mediatrice giornalistica, che è la cara intervistatrice, è anche una Inner Wheel
Marina, e quindi anche noi Inner faremo la nostra parte. Perfetto, dottoressa Pignatelli, ha proprio spiegato bene per quanto riguarda questa iniziativa, architetto Bello, insomma, la dottoressa Pignatelli ci ha parlato di questa emergenza anche ambientale del Tevere, di questa grande iniziativa di mobilitazione. Lei ha già lavorato anche a progetti per opere di urbanistica su Roma e provincia, prevedendo anche un decentramento urbano per evitare anche per rispettare di più l'ambiente. Ecco, già noi abbiamo dato questo progetto, che è uno dei 5 libri della tutela dell'ambiente, quindi la parola lo dice, tutela dell'ambiente, quindi urbanistica, restauro, architettura e ambiente naturale urbano. Quindi noi adesso lo proponiamo proprio in occasione di questa, di questo collegamento che noi abbiamo con i Rotary di Roma, e nel pomeriggio del 20 noi terremo un convegno proprio finalizzato ad illustrare il progetto pianificazione urbanistica e architettonica per Roma e provincia. Roma, io l'ho detto tante volte, è già bella, è una bella città, però con questo progetto diventerà sublime, diventerà una cosa eccezionale che permetterà un incremento delle attività turistiche notevolmente. Quindi c'è anche una finalità economica, ed è giusto che sia così, perché l'uomo lavora per aumentare il suo benessere economico, e quindi questo andrà a beneficio di tutto lo Stato. E allora questo decentramento dell'urbano che propongo, in che cosa corrisponde? Detto molto sinteticamente, corrisponde alla Roma città che si decentra nel suo territorio provinciale. Io questo l'ho previsto per tutte le città capoluogo italiane che perdono spontaneamente abitanti. Roma fa eccezione, non ne perde, però è giusto che la capitale, che è una più grande città d'Italia, che è anche, diciamo, inquinata e turbata dalla circolazione del traffico e da altre cause inquinanti, venga decentrata nel suo territorio provinciale. Diventerà la città provincia, che è l'evoluzione proprio della città ideale di Leonardo da Vinci. E dove va Leonardo da Vinci, è giusto che noi andiamo sempre in quella direzione. Grazie, grazie architetto Bello. Architetto Canuto, proprio in chiusura abbiamo qualche minuto, insomma, lungo quali direttrici si poi svilupperanno i quartieri di decentramento previsti nel vostro progetto del gruppo Atlante 2000? Certo, sempre facendoci al grande Leonardo, che è grande perché ci ha insegnato a imparare dalla natura, osservare la natura e vivere in armonia con la natura. Quindi il mondo rurale la conosce bene, la regola leonardiana, perché l'uomo di natura viveva e di natura non poteva sicuramente crearsi nemico. L'industrializzazione ci ha allontanati dalla cultura rurale, contadina e ovviamente naturale, proprio perché il cemento doveva prendere grande spazio, e quello che l'architetto Bello ovviamente ha riportato nei suoi 5 progetti che si rifanno all'ambiente naturale urbano, e quindi il linguaggio della natura che deve fondersi con quello architettonico, e quindi l'idea del parco giardino e il concetto della salute del Tevere, e di adottare appunto il tuo fiume, è un progetto fondamentale che può gettare delle basi non solo territoriali romane, ma universali, per l'universalità del mondo. Il mondo si può ispirare a questi progetti, e attraverso questo bando che è un modo per stimolare, per sensibilizzare, per alfabetizzare le popolazioni, perché allontanandoti dalla natura ti allontani dal concetto dell'uomo, il concetto della vita, che la vita è fatta dei silenzi, della natura, delle pause, come nel concetto musicale, senza pause sarebbe tutto solo rumore. L'architettura ha bisogno fondamentalmente di pause verdi, e quindi da qui l'emergenza ambientale del Tevere, il concetto di Bello della progettazione sostenibile, e quindi di far sì che il nostro fiume, i rifiuti del nostro fiume possano diventare uno strumento per creare un nuovo modello di energia, oltre che dal vento, dall'acqua,
l'acqua, dalla terra, un'energia che può essere ricavata proprio dai rifiuti, ma soprattutto una cultura non inquinata. Perché l'effetto boomerang dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei fiumi ha prodotto dei gravi e devastanti danni alla salute umana, per cui bisogna riportare la salute dell'uomo al centro e riequilibrando, riprogettando un'architettura sostenibile che non è più fatta di cemento, ma è fatta di rapporti tra uomo, verde. Questo nuovo concetto ci salverà e ci riporterà al terzo millennio una cultura dove l'architetto reinterpreta il modello e il concetto leonardiano insieme a quello di Bellu e dove potremo veramente ridisegnare la cosiddetta città ideale. Grazie, grazie all'architetto, grazie a Canuto. Chiudiamo qui questa prima parte dedicata all'emergenza ambientale e al convegno promosso dai Rotary Foro Italico di Roma. Alla prossima puntata parleremo anche dei grandi parchi giardino. Quindi all'architetto Daniele Bellu, l'architetto Grazia Canuto e la dottoressa Antonietta Pignatelli, do appuntamento alla prossima puntata.